iniziata 3 anni fa per via del mio blog Non Solo Food, dove mi occupo di cibo e di ricette, e quindi mi è stato proposto di provare a utilizzare i top per appunto creare delle ricette e condividerle. Mi sono trovata molto bene perché proprio per la loro funzionalità e la praticità nel cucinarci sopra. Principalmente dal web o comunque da Instagram, colleghi, soprattutto stranieri, e molto anche nei viaggi. Mi piace andare a scoprire posti nuovi, ristoranti, e lì cercare di replicare poi a casa alcuni piatti. La cucina è il mio luogo preferito in assoluto, ma anche da sempre. Anche proprio quando ero piccola, la cucina era l'ambiente della casa che vivevo maggiormente. Studiavo anche in cucina, magari mia mamma preparava da mangiare e io facevo i compiti, quindi è proprio l'ambiente dove io mi ritrovo. Una cucina grande da poter vivere molto anche con le persone, non solo io che preparo i piatti, che cucino, ma mi piace anche avere le persone con le quali puoi condividere alcune ricette o anche insegnare, dare qualche consiglio su preparazioni. Allora, in verità di cucine ne ho due, o quasi due. Una è questa cucina e il top è un calacatta statuario lucido. Però ho anche uno studio, e il mio studio non è il classico studio, perché essendo food blogger è uno studio che un po' vuole ricreare l'ambiente della cucina. E nell'altro ambiente ho un grey earth, quindi un piano grigio un po' diverso da questo. È un piano su cui è bello lavorarci. È un piano, non è delicato, ha tantissime belle caratteristiche, quindi non devo stare attenta in tanti particolari. Tante volte uno tende a fare una cucina perfetta, bellissima, però poi non si pensa ai materiali che si sono scelti, all'utilizzo che se ne deve fare. Spesso diventano quelle cucine che non si toccano, perché solo a farci qualche cosa poi si rovinano, e non è questo il caso. Nel senso che l'estetica c'è, perché nel senso, assolutamente sono dei piani stupendi. Funzionalità è perfetta, non sempre queste due cose vanno di pari passo, perché spesso le cose bellissime di design sono belle, ma poi quando ci si inizia a lavorare è un disastro. In questo caso invece no, vanno veramente di pari passo. Pratico sotto tanti punti di vista, sia per cucinare, perché posso tagliare direttamente sopra, non teme determinati cibi, ad esempio acidi come il pomodoro, ma anche da un punto di vista di igiene per la pulizia, i vari prodotti, posso usare qualsiasi prodotto e non ci sono problemi. È la condivisione. Condividere il momento, condividere l'esperienza e condividere anche l'ambiente stesso con le altre persone.